fine per quello che si è visto in campo, forse ci può anche stare che lascia soddisfatti parzialmente. È una gara condizionata per il Cagliari anche dagli infortuni della difesa, ma parleremo anche delle scelte societarie in questo senso. Però parliamo prima di tutto della partita, che è stata, ricordiamo, l'ordine dei gol: un gol di Barro nel recupero del primo tempo e poi è arrivato il pareggio di Simeone proprio inizio secondo tempo. Tra l'altro Simeone, momento d'oro, 4 gol su 4 partite da quando c'è Walter Zenga in panchina, e adesso si prepara il Cagliari a continuare questo momento. Poi ci sarà la partita già con l'Atalanta, che potrà dire molto. Non nominiamo quella parola che è stata nominata fin troppo prima del momento della crisi del Cagliari. Andiamo invece ad analizzare come sta giocando il Cagliari di Walter Zenga. Abbiamo preparato qualche immagine. Quello che ha detto in mille interviste l'ha fatto finalmente, purtroppo. Nainggolan falso 9 praticamente, poi lo vedremo meglio. Però vabbè, non è cambiato granché in certe situazioni, tipo quando il Cagliari attacca dentro l'area di rigore, sempre Joao Pedro e Simeone vanno a fare a sportellate con i difensori del Bologna. Simeone magari un po' più sportellate, Joao Pedro cerca un po' di più lo spazio. Però abbiamo visto Nainggolan, vabbè, chiamarlo falso 9 no, trequartista chiamiamolo, dai. Sì, alla fine il falso 9 è quello, esatto. Quindi cambiato relativamente poco, mentre nella seconda immagine già vediamo un diverso cambiamento notevole, cioè quello che non avrei mai voluto vedere, ho detto in 3000 live, Simeone ala con Nainggolan, cioè, questo però in fase di non possesso, no, purtroppo anche in fase offensiva, sì. Poi. Sì, è vero, partiva molto sull'esterno. Però alla fine segna comunque, sembra non anche. Sì, vabbè. Questa è stata l'unica partita in cui è stato messo ala, quindi vabbè, ha segnato, va bene così. Però comunque ieri ha giocato invece che con Nainggolan e Joao Pedro dietro Simeone, ha messo proprio Nainggolan da solo dietro Joao Pedro. Sì, perché diciamo che contro il Torino li aveva spostati continuamente, cioè Nainggolan che faceva il regista, Nainggolan che faceva il trequartista, Joao Pedro e Nainggolan che facevano il doppio trequartista. Ieri contro il Bologna si è visto soltanto questa soluzione, Nainggolan dietro le due punte. Ogni tanto si abbassava per aiutare Nandez e Rog, ma molto di raro. E anche Joao Pedro e Simeone si abbassavano molto. Sì, perché ieri praticamente, se andiamo a vedere anche i dati, possesso palla 38% Cagliari, se non anche meno, fa capire un attimo anche come è andata la gara. Cagliari non è mai riuscito a gestire il pallone, anche perché mancava un regista in campo, e forse contro una squadra che invece, come il Bologna, che la palla la sa portare un po' e sa pressare soprattutto, l'hai pagato. Sì. Andiamo con la clip successiva. Sì, ho sbagliato, no? Intanto. Ecco qua. Ecco questo. C'è Simeone che crossa per Joao Pedro, è la cosa più brutta che ci possa essere. Tra l'altro qui ha sbagliato clamorosamente, mi sembra che non si sono capiti. Sì, ha sbagliato il pallone Simeone, l'ha messo forse troppo sul portiere. E quindi questo non lo condivido proprio, cioè ok, Nainggolan dietro le due punte, ma vedere Simeone così largo che va a crossare, no, ti prego. E invece cosa mi dici di questo? Aspetta. Calcio d'angolo, chiamati calcio d'angolo. I miei contatti quanti sono? Sì, 9. Mamma mia. Preso questo che batte, sono 9 giocatori, quindi questo vuol dire che dietro è rimasto, ne sono rimasti soltanto 2. Il portiere è un giocatore che va a fare copertura. Vai a contare quelli del Bologna invece. Il Bologna ne lasciava 3 lì davanti, e infatti in questo calcio d'angolo nel primo tempo il Cagliari ha creato anche una bella occasione con Joao Pedro, che di testa non è riuscito ad andare in rete. Quello del secondo tempo per poco il Bologna non segnava in contropiede 2-1, diciamo un attimino poi, da rivedere le situazioni su palla inattiva con gente come Barro e Orsolini, un po' me la farei addosso nel fare queste cose, ma vabbè, e lì è un po' la gara che ce l'ha più lungo, nel senso, io vado con 9 giocatori in aria e comunque c'è superiorità numerica su una palla in mezzo. Il problema è che se il calcio d'angolo non è battuto con i tempi giusti, come è successo,
poi prendi un 3 contro 1 in contropiede a campo aperto, che con Barrow, con Orsolini e anche con altri giocatori comunque rapidi del Bologna, no, è una cosa che vuoi evitare di concedere, mettiamola così. E niente. Qualche dato sulla partita di ieri, chi ha corso di più? Chi ha corso di più secondo me è Rogan Andez. Secondo e terzo, no? Ce n'è uno ancora che ha migliore. Simeone. Mio pupillo, il mio idolo. Mattiello. Mattiello ha fatto tutta la partita e tra l'altro ha giocato sia a destra che a sinistra. Perché poi si è infortunato Pellegrini, ha messo Ionita, per un attimo mi è sceso un colpo, ho detto mia, adesso mette Ionita a tutta fascia a sinistra, invece no, ho messo Nandez, l'ha capito? A proposito sì, di questa cosa, noi su questa scelta di Zenga di mettere Ionita a tutta fascia, ne abbiamo detto tutti i colori contro il Verona, abbiamo anche fatto il video. Mi dispiace dirlo, ma non mi ricordo se ieri o l'altro giorno ho dovuto cancellare dei commenti, ma non tanto di insulti verso di noi, ma di insulti verso gli altri che commentano. Cioè è una cosa che insultateci quanto volete, ma non insultate gli altri utenti, anche perché era un profilo palesemente fake fatto soltanto per commentare. Ma piccola parentesi personale. Salutiamo ovviamente anche chi ci sta seguendo in diretta, anche Girvillo che non pronuncia la parola. Anche perché sono sempre 4 punti, sono 4 punti da 3-4 partite, 4 punti restano per me. Ieri praticamente qualcuno ci stava credendo su Parma, sì. Verona, Parma. Quando ho visto Parma-Verona 2-2 e Spal-Milan 2-0, sì. Ho detto vabbè, domani prepariamoci, invece per la fine il Milan è riuscito a sfangarla e anche il Verona è riuscito a vincerla in qualche modo. La partita è stata condizionata contro il Bologna da molti, no, direi da continui infortuni, sì, poi non lo so se ho frastimato qualcuno che inizia con da C, sì, e finisce con Acciatore, forse lui, sì. Forse lui, sì, tanto confermiamo quello che ci scrive Dragon 83, Milan. Se capitasse anche un po' a noi non sarebbe male. Il culo di Cadri ne ha avuto tanto a inizio stagione. E ne ha avuto anche con la spalla, e ne ha avuto anche i Cagliari, perché stava per segnare Cerri, poi si è andato a vincerla con Simeone. Sì, frastimi di Cacciatore, che ha scritto questo messaggio su Instagram. Tra l'altro lui e Olsen, no, come sapete bene, non gli hanno rinnovato il contratto, e Cagliari non li ha salutati, sì, cosa inusuale, cioè una cosa secondo me bruttissima, però è andata così. Il problema di Cacciatore qual è stato? Che a differenza di Ciganini, Clavan e Raffa, che hanno deciso di restare a gratis, perché così prevede comunque la norma FIGC, quindi no, da quel punto di vista il Cagliari ha anche il diritto di proporre un rinnovo del genere. Cacciatore e la gente hanno detto no, noi vogliamo una cifra in più, non una cifra astronomica come ha detto Cacciatore, non sono scemo che vado a chiedere cifre folli, ma una cifra per restare. Volete che chiedano, cioè per un mese praticamente, sì, perché è solo luglio. Quanto prenderà? 600.000 euro? Cacciatore, se non mi ricordo. Per 12, quanto teniamo? 50.000 euro al mese? Sapere, prendeva 400.000 euro. Figurati. Quanto avrebbe chiesto? 20.000 euro. Troppi, qua. Per una società che fattura milioni, 20.000 euro. Vabbè. Però si cerca di risparmiare ovunque, si cerca di risparmiare anche sul bonus di Robin Olsen, che come abbiamo detto, il Cagliari doveva pagare 900.000 euro alla prossima presenza di Olsen, ha chiesto lo sconto alla Roma, la Roma legittimamente ha detto di no perché gli accordi presi erano quelli, e alla fine è successo che il Cagliari ha comunicato ad Olsen non giocherei più da qui alla fine, e Olsen ha detto vabbè, allora ciao e grazie, però il Cagliari non ha ringraziato né Cacciatore né Olsen. Ed è giusto dare la colpa a Cragno se Olsen non è rimasto. Sì, è sempre colpa di Cragno, esatto, anche quindi. Il gol di ieri colpa di Cragno, cioè, uno tira da 2 metri sul suo palo, però è sempre il suo palo, chi se ne frega se deve coprire anche l'eventuale passaggio in mezzo.
Quando ha segnato Dybala col Genoa era colpa di Perin che non ha coperto il secondo palo. Quando il portiere subisce il gol sul primo palo è colpa del portiere che subisce sul primo palo. Il gol sul primo palo, secondo me il portiere ha colpa se mi tiri sul primo palo da 30 metri, 20 metri. Lì sì che ti dico, è colpa del portiere. Ma se mi tiri da 2 metri, anche se lo sto coprendo il palo, non la prendo. Comunque, il Cagliari aveva 4 giocatori in scadenza più Olsen, adesso quelli vediamo tutti. Olsen e Cacciatore non sono rimasti, Cicchini, Klavan e Raffaele hanno deciso di restare praticamente gratis, perché così prevede la norma FIGC. Cacciatore, come stiamo dicendo, aveva chiesto una cifra, il Cagliari ha deciso di non dargli, hanno stato trovato l'accordo. Il problema è che adesso, stavo leggendo il report dell'allenamento, da valutare le condizioni di Luca Cepitelli, Sebastian Valukevic e Luca Pellegrini. In più, lavoro personalizzato per Klavan, vai a contare i difensori. Pisacane è mezzo morto. Pisacane che ha giocato ieri l'ha messo proprio per disperazione alla fine. E con due costole rotte ha giocato Pisacane. Nico Giannis centrale, che ha fatto un partitone, ha preso nell'inizio del secondo tempo, è partito palla al piede e ha fatto praticamente nascere l'azione del pareggio. Però prossima partita Pellegrini manca anche per squalifica. Se devi mettere Nico Giannis per forza difensore centrale perché non gli hai altri, fatti un attimo i conti, chi gioca a largo a sinistra, cioè la coperta rischia di diventare corta da una parte e dall'altra. Se tiri da una parte poi la coperta diventa corta sugli esterni, vorrei capire chi giocherà con le prossime partite. E Cacciatore sarebbe stato molto molto utile, cioè con tutte le critiche, tutti gli insulti che volete per Cacciatore, che qualcuno ha detto manco a gratis, a livello numerico in questo momento tu non ti puoi privare veramente di nessun elemento, di nessuno. Però magari Zenga si starà sfregando le mani che vuole rivedere Ionita tutta fascia. Credo per me sia un esperimento. Sì, no, ormai è un esperimento bocciato quello di Ionita tutta fascia. Siamo contenti che sta trovando spazio Carboni, che l'avevamo indicato come possibile sorpresa a inizio, proprio prima che ci fosse la ripresa del campionato. E alla fine Carboni sta provando spazio. Ieri è passato addirittura con l'ingresso di Nico Giannis a fare il difensore al centro della difesa 3, cioè devi avere tantissima personalità per giocare lì e guidare i tempi della difesa. Carboni in 2001 si è comportato da veterano e tra l'altro due partite e due ammunizioni praticamente inesistenti. Ci è già entrato nel cuore, come hanno fatto altri due centrocampisti che prendevano tanti gialli molte volte ingiusti. Allora, leggendo i commenti, tornando alla partita col Bologna, la partita di ieri è spiccata la classifica e il punto di distanza tra le due squadre, verissimo, molto, molto equilibrata, anche se io ho visto meglio il Bologna del Cagliari, ma il Cagliari non ha potuto usufruire delle sostituzioni per cambiare la partita, perché ne ha consumate tre slot per tre partite, per tre cambi. Quindi non poteva fare gli altri due. Nel finale la squadra si vedeva che era stremata, però un punto, secondo me un buon punto per quello che si è visto in campo. E poi, tornando alla cosa di Olsen, si dice che abbia addirittura il vaccino per il Covid, ma Cragno gli rompe tutte le provette. Ha stato Cragno. Sì, è sempre colpa di Cragno, un portiere della nazionale, ma noi lo insultiamo. Possiamo... Probabilmente siano gli stessi che all'inizio, no, Olsen che schifo. Sì, che diciamo che Olsen era un bidone perché alla Roma aveva fatto schifo. Noi direi che possiamo chiudere con il commento di Bologna-Cagliari, 1-1, gol di Barrow e Simeone, perché se lo fosse perso abbiamo analizzato, torneremo presto a parlare sul nostro canale di Cagliari, anche in vista di Atalanta-Cagliari, della partita, una partita veramente importante e difficile per la squadra di Zenga, che viene da un momento positivo e tornerà domenica alla Sardegna Arena. Un saluto a tutti, vi ricordiamo di seguirci su Instagram, di iscrivervi al canale di YouTube e di seguirci anche sul nostro account Twitch. Ciao.